Bene raga, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo a Foigarida. Là c'è il Grosté dove abbiamo filmato le ultime volte. E faremo una roba che non ho mai fatto, cioè sciare fino a stanotte. Abbiamo prenotato in una baita, mangeremo in questa baita e poi scendiamo di notte con la luce solo della luna. Una figata pazzesca. Andiamo, andiamo! Perché ho corso? Devo. 4 medie per favore, devo riprendermi. Raga, la regola numero uno è non seguire mai Samuele fuori pista. Sempre stata quella. Madonna! Che c***a! Bello morbido! No, ma non è duro! Bello morbido! Andatevene a fa... Comunque, no, ma non è ghiacciato, neanche un po'. Bello morbido! Ci vuoi sciare sul vetro, figa! Dai, oh, ma ascolta, Dio santissimo, così no? Madonna! 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 Bastardo! Ora guardi Stambecchi! E hop! 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 Guarda lui! Patriottico! Orario limite per aspettare a scendere qual è? Cioè nel senso? Nella legge bisognerebbe scendere per le 11. Entro le 11. Esatto. E noi scendiamo più tardi. Perché le gare sono proprio le 11? Mezzanotte e mezza. Ah. Andiamo di là, andiamo di là. Guarda lui. No, farà lui stile, eh? Raga, ci fermiamo a bere una birrozza? Pausa birrozza? Un panino, specchio e formaggio e una media. Vedi? Facile e veloce. È in batteria. E aggiungi anche un'altra media. Due medie? Sì. Thank you. Tac. Aspetta che formaggio, 5 euro e passa. Buttati via. C'è sotto la carta. E fa schifo il pane perché il pane è quello al finocchio, con i semi di finocchio. Ah, merda. Ragazzi, ho avuto due medie, non so più né leggere né scrivere. Queste due medie le sento. Queste due medie qua le sto sentendo. Queste due birre sono state una pessima idea. Queste due birre sono una pessima idea. Mamma mia! Boop, 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 boop. Ragazzi, le birre si sentono. Sono contento, sono felice. Adesso bevo un'altra birra. Bravidesvo! E sono contento se cammino tra la gente del ritmo avanti a me. Perché sulla... Dove si va? Cosa si fa? Andiamo a fare che? A fare i figli di puttana. Andavano a bere trio che andavano a bere la baia del re. Trio, duo, uno chi non ho chieda che andavano a bere la baia del re. Deso che andavano a bere. Deso che... Raga, quanto è bello sciare. Troppo divertente. Veramente stupendo. Poi una giornata così, sole, caldo. Peccato un po' per la neve,
che è un po' ghiacciata, c'è un po' tanto ghiaccio, però veramente una figata. Oggi è super bello. Anch'io lo voglio. Si può? Si può? Sei italiano? Certo che sei italiano. No, non puoi. Niente. Ma italiano è il primo che leggi. Ok. Nome e cognome, scrivi qui a fianco. C'è un problema? Questa penna non penna. Non vanno. Aspetta. Ok, adesso sì, adesso sì. Andava prima. Ma Gabri! Yes! Yes! Woo! Grande! Bellissimo! Bene amici, dopo tre medi e un bombardino posso ritenermi soddisfatto. Ora andiamo in rifugio e andiamo a rifugiarci fino all'ora di cena. Tutto ok? Ma che tecnica è questa, Davide? Va bene, ora questa ultima pista e andiamo in rifugio e poi ci andiamo stasera. Giornata finita, ma la serata deve ancora cominciare. Mamma mia. Cos'hai combinato la mano? Ho tirato i pugni per fare la musica. Tramidesvo! C'è un genio del male. Non si sentono. Non sono un esperto, ma sono più bravi loro. Ciao! Come va a finire stasera? Stasera va a finire molto male. È quasi amore. No more, no more. If you cannot wait, I'm sure. Da, 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 da. Grazie. Prego ragazzi, buona. La mia ascella puzza. Puoi usarla? La sapevo anche io questa. Tre parole ogni 10, però la sapevo anch'io. Abbiamo già un pretendente al microfono. Appena avete finito di mangiare siete fuori. Guarda che se vengo lì faccio un casino. È quello che stiamo aspettando. Duo che andava a ver. Grazie. E partita la notturna. E partita la notturna. Tra l'altro raga, non ho neanche la maschera, perché con la maschera la sera non si vede niente. E stiamo andando, andremo super piano per godercela il più possibile. Io spero tantissimo che si veda qualcosa, perché è una figata. Madonna. La Madonna, vecchio.
spettacolare. Spero davvero tanto che della GoPro si veda qualcosa. Guarda che panorama che c'è da qua. Madonna. Di notte con la luna piena. Quanto si vede. Bellissimo. È un'emozione tutti gli anni, madonna. Figa. Mai fatto una roba del genere, ma era da fare. Sì, sì, sì. Tutti gli anni come la prima volta, perché dopo tutte le volte. Madonna. Mia ragazzi, sono di notte sulle piste appena tirate. Non c'è nessuno, non c'è una luce. L'unica luce che c'è è quella che fa la luna. E vi giuro che è uno spettacolo incredibile. Incredibile. Io non ho mai avuto una sensazione così. Cioè, non so se notate, ma c'è la mia ombra. C'è la luna, fa la mia ombra. Allora, ragazzi, se sono i carabinieri scappiamo tutti. Perfetto, non erano i carabinieri. Troppo bello, vecchio. Sto per mettermi a piangere, ti giuro. Comunque, una delle più belle esperienze della mia vita. E ragazzi, spero si veda qualcosa, anche se penso di no. Vi faccio un resoconto della serata. Io non ho più voce, abbiamo bevuto abbastanza, siamo tutti belli alticci. È notte fonda, come potete vedere dalla luna. E ora scendiamo di notte. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Ci vediamo alla prossima puntata. Iscrivetevi, mettete like, attivate la campanellina e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi.